Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovissimo video. Io sono Jason e oggi sono qui per parlarvi di un argomento che in questo periodo per me è molto importante. Non vi spoilerò niente, anche se voi lo vedrete già nel titolo, però prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina qui sotto per non perdervi ogni mio ultimo video e mettere mi piace se questo video vi è piaciuto. Via col video! L'argomento molto importante per me in questo periodo è l'importanza delle mostre scambio. Le mostre scambio sono delle mostre in cui si possono trovare canarini in vendita e in questo periodo per me sono molto importanti perché si possono fare nuovi acquisti. Io ho fatto qualche acquisto che adesso qui non ho in allevamento perché si stanno facendo la quarantena. Per esempio, poi con questo qui è un periodo degli acquisti, quindi questi qua già gli intensi qua dietro li ho presi in questo periodo. Vi ricordo quindi, questo qui è il momento giusto per fare acquisti, quindi approfittate delle mostre scambio se non conoscete allevatori che possono darvi canarini, andate lì, è bello secondo me perché le mostre scambio le potete girare, alcune hanno anche le mostre ornitologiche in cui vengono fatte le gare. Una cosa molto bella che può essere molto interessante per gli allevatori, cosa che ho fatto anch'io, non andare principalmente in mostra scambio solo per comprare, ma anche per parlare con l'allevatore che si conosce e conosce nuovi allevatori. E in queste mostre qua ho conosciuto anche nuovi allevatori. Questa cosa è una cosa molto importante secondo me perché può aiutarvi a conoscere nuovi allevatori, ma anche altri punti di vista, non solo una cerchia ristretta. Conoscere nuovi punti di vista perché nell'allevamento dei canarini in questo caso è molto importante avere nuovi punti di vista perché può essere un aiuto capire come poter procedere o se succede qualcosa potersi confrontare o anche durante il periodo delle cove, alimentazione, tutto è una buona cosa per potersi confrontare. Le mostre scambio in questo periodo sono organizzate in tutta Italia, io nella mia zona del Friuli ne ho fatte 3 già, sono già andato a vederle, di cui l'ultima che sono andato c'era anche la mostra ornitologica, le prime due no, era solo mostra scambio vendita. Scusate un attimino il disturbo, solo che qua c'è i maschi che adesso cominciano a cantare, i giovani e tutto. Però è buono, se, per come la vedo io, se il canarino canta vuol dire che è un canarino in salute. Quindi il fatto che i miei canarini cantino mi fa capire che sono tenuti bene e sono in salute. Cosa molto importante. Un piccolo consiglio che vi posso dare io sulle mostre scambio è di non utilizzarle principalmente per comprare, però vi consiglierei di andare a conoscere gli allevatori innanzitutto, parlare, vedere che persone sono e poi andare direttamente in allevamento, perché se voi andate in allevamento avrete molta più scelta sugli animali, perché un allevatore non è che porti tutto in mostra scambio. Poi, per come la vedo io, vi consiglio rigorosamente di fargli fare una quarantena, almeno una quarantina di giorni per sicurezza se non conoscete la persona, l'allevatore, specialmente perché nelle mostre scambio, non essendo direttamente in allevamento, c'è più possibilità che giri magari qualche infezione degli animali o altro. Detto questo, vi ringrazio della visione. Vi chiedo scusa se in questo periodo sono un attimino un po' più assente, però sto tra i canarini e la scuola, non mi rimane molto più tempo e questo tempo lo sto anche dedicando a un progetto che voglio realizzare e dovrebbe finire, questo progetto deve essere finito per il prossimo anno, verso la metà del prossimo anno ve lo presenterò, questo progetto è molto importante per me. Quindi vi ringrazio della visione, vi ricordo di lasciare un bel like e se questo video vi è piaciuto, grazie mille a tutti. Buona giornata!